Bentornati a tutti, partendo dal canale, sono Pichetto qua con un nuovo video questa volta. Di nuovo su Dead Island e a questo punto togliamoci il fucile perché nel senso andare in giro con un fucile è inutile. E tu muori. Cazzo, è già pieno. Ok, non ci sono corridori però. Vabbè, un po' più veloci. E uno e due. Rastrello, cazzo. Ho sentito un corridore. Oh, porca. Uno e due. No! Minchia! Che intercetta che ho fatto! Mi si è bloccata la visuale. Ah, ok. Allora, bisogna fare attenzione qua, come si fa la via ritroso, perché come ho detto nel precedente episodio, qua c'è l'altare da qualche parte per il teschio arancione e dal momento che lo abbiamo nell'inventory lo andiamo a piazzare. Anche se nel video speciale dedicato appositamente ai teschi vi farò vedere, ve la farò rivedere la clip, la estrapolerò da questo video e la andrò a piazzare nel montaggio finale dell'episodio dedicato all'easter egg. Cazzo, smetti di laggare. Ok. Ah, ok, pensavo di averlo mancato. 1500. Allora, l'altarino dovrebbe stare in un'area parecchio larga e con molta acqua. E sta laggando anche Gesù sta laggando. Quindi se per favore la smettesse questo cazzo di gioco mi farebbe un gran favore. Ok, dovrebbe essere qua sulla destra. Tu? Ok, tu sei vivo. Insomma, vivo. Ready, vivo. E che palle, quanti suicidi ci sono qua dentro? Al diavolo. Ok, qua sopra, andiamo. E lunga sta scala! Quanto lunga! Spacca in questa cazzo di testa! Oh! Ok, in questa porta. In this door. Eccolo qua. Signori, porci il primo teschio. Developer number one. Ok. Fatto qui. Aspetta, aspetta, torna su, torna su, torna su. Provo a fare una course. Una cosa. Vai. Il problema è che non credo che riesca a beccare anche l'altro, però vabbè. La mia di Bocelli. La mia di Bocelli. Bacca Eva, ne ho uno sotto di me, vero? Non posso saltare giù dalla scala. Eh sì, ne ho uno attaccato. Ai! Aspetta, dammi il canabo. Questo è di fuoco. È perché questi avvelenati prendono fuoco come niente. Ah, è furbo, si butta in acqua. Bravo.
bene. Sbocco facile. Ah, quello era il mio collo, se avete sentito qualcosa. Allora, noi abbiamo lasciato un municipio pieno di stronzi. Beh, ricordate quel municipio là? Da che ce ne siamo andati è successo una cosa molto brutta. Ovvero, come potete immaginare, gli zombie hanno sfondato e quindi... Ecco. Oh, e vai! Grazie. Il problema è che di qua non si passa più, bisogna fare tutto il giro. È vero che questi tutti organizzati, tutti fighi, sono morti come delle bestie. Chiusa pure questa, vaffanculo, andiamo. Dammi i soldi, dammi la granata. No, no. Dammi il kit medico. Ah no, quello era completamente andato, ok. Ferma! Ferma, ti ho detto! Oh, porco cane! No, aspetta, non ho ancora il coraggio di andare qua dentro, aspetta, fammi andare sopra. Ma anche qui dentro. Qua? No, qua è chiuso. No, aspetta, è su questo piano la cosa. Allora aspetta. Se l'obiettivo è su questo piano, fammi provare un attimino qui dentro. Salve! Oppure la torcia scarica. Ok, perfetto. No! No! Minchia, l'ho schivata amoroso! No, no, no! Merda, cane, cazzo! Quel cazzo di coso. E tu? Fanculizzati, fan... Minchia! Una sciotta! Ma cos'è Dio questo coso? Allora, la puttana di tua madre, ecco. Cioè, quanta vita! Quanta me ne toglie! Ecco, schiantati, figlio di... Oh, ma... Oh, muori! Ma che cazzo! Ma che cazzo, ma dai! Ma non posso. A puttana di tua madre, brutto figlio di puttana! E che cazzo, ma staccati! Ma me la dai questa figa di scure? Oh! Levatevi dal culo!
non rompere. Infatti, eccolo qua. Sì, doppietto orgoglio, vai. Che cacchio, morirci 5 volte è servito a qualcosa. Buon credo che non ci sia più niente qui. Fammi controllare le strade. Ah, non posso uscire? Aia, aia, aia! Fammi rientrare! Esagerati! Ho capito, eh! Basta che metti il cartello e torno indietro, non è che mi serve che mi mandi dietro la mandria! Porca puttana! Cioè, mi è arrivato addosso il mondo! E dai! E dai! Aia! E questi? Da dove sono saltati fuori? E staccati! E aia! Va, va, puttana di vostra madre, va! Eh sì! Sta giù, sta giù! Ma adesso giochiamo un po' insieme. Lo sapevo io. Dovuto chiuderla questa porta, effettivamente. Mi conviene, aspettate, fatemi mettere la pistola perché ho quasi già finito i colpi del fucile. Ok, fatemi ricaricare. Ops, questa era già morta. Stai giù, mannaggia te! Hai finito di ansimare! Oh. Ah beh, mi pare giusto. Ok, chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi la porta, fallo bruciare un po'. Quando ho smesso di prendere danno, entriamo.
fatto. Stai giù. La spartuta del sindaco. E che mi serve? Bacchetta magica. Allora, i diamanti, dal momento che stiamo facendo gli easter eggs, sappiatelo, asd. Ci serviranno un casino perché tutti i progetti speciali si producono con i diamanti. Ah, adesso si può aprire, certo, perché prima no, eh. Via di qui. Facciamolo bruciare. Aspettiamo un attimino. Sprechiamo un altro medikit, tanto li abbiamo. Sì, comunque questa scura è mostruosa. È troppo potente, OP questo cosa. Ok, questa è mia. Boh. Ok, fammi controllare. Doppietto orgoglio la potrei già fare. La bacchetta magica. Ho scoperto come costruire una vera bacchetta magica. Bla bla bla. No, aspetta. Allora, la doppietta orgoglio aspetto a farla perché vedo se riesco a trovare una doppietta un po' più potente. Canabbo mio, dammelo un attimo questo, fammi vedere se posso. Sì! Sì! Che culo! Nastro isolante, cavo, batteria, bla 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 bla. Ed è un livello 39 blu, sì, assolutamente sì. E potenziamolo pure. Bam bam bam. E lo fammelo vedere. Oh là. Ma quanto è bello. Guarda quanto è bello questa cosa. Succhio di limone. Ale. Questo non si può chiudere, veramente? Passiamo di qua. Allora, abilità. Fammi vedere qua. Ne abbiamo due punti. Che facciamo? Uccisioni forniscono resistenza. Probabilità di non essere bloccato dopo aver subito un colpo. Aumenta il numero dei proiettili trovati. Uccidere un nemico aumenta la probabilità di colpo critico per alcuni secondi. Aumenta la durata degli attacchi elementali. Aumenta la probabilità di infliggere un colpo critico alle armi da fuoco. Vabbè, le parti con la furia. Per quel che riguarda la furia. Allora, io direi portiamo al massimo questo. Dal momento che stiamo utilizzando un sacco di armi da mischia che usano le doppie, la doppia a due mani, praticamente doppia mano, è meglio avere qualcosa che... Porco Zeus. Boom, fatto. Qualcosa che ci permetta di mantenere la resistenza a un livello accettabile. Lì c'è un cadavere. Un cazzo qui dentro. Wasa! Oh porco Zeus, sono due! Chi l'aveva visto l'altro? Spaccagli la testa veloce! Stai giù! Ok. Strada è lunga.
forse farò troppo lunga, talmente lunga, porci, che ve la risparmio, ovvero nel prossimo episodio vedrete me già ritornato alla chiesa, ovvero dal punto dove incominceremo la nostra ricerca dei teschi, anche perché con tutta la probabilità ora dovrò scaricare quanto ora mi è registrato, perché ho praticamente registrato due video da 30 minuti, quindi è oltre un'ora io che sono già qua. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, ricordate sempre di lasciare like, commenti, share in tutto, il link è per il mio post, sempre descritto nel video, se non siete ancora iscritti a YouTube, iscrivetevi, non ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao ciao!